a te e a tutti, ciao, benvenuti Reggio Green in questo nuovissimo episodio su Rai. Vediamo ragazzi se per questo nuovo video riusciamo a raggiungere almeno i 15 like. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa abbiamo dato letteralmente vita a Lella, la nostra nuova compagna pallosa. E non in senso che è noiosa, è che è proprio a forma di palla. Una palla con due gambe di pietra, ok Lella, guidami tu. Ovviamente adesso si è messa a questo ragazzi per permetterci di entrare dentro questo magico ascensore, perché adesso sono proprio curiosa di vedere che cos'è che dovremo fare. Allora, siamo arrivati di sopra e questo ok. Lella, ti vedo, madonna com'è alto, non mi aspettavo fosse così alto. Lella, sono qui. Ah ok, perché ci ha portato ancora più su ragazzi. E se io saltassi qua? Ah! Oddio, minchia, quasi mi impalo con la palla di luce. Ho detto tutto. Prendiamo la palla, Lella. Ecco qua, ok. Oh, adesso vomito, vomito. Un mal di mare. Ah! Che volete fare, Lella? Magico! Lella, aspettami, ma hai visto? Sei potentissima, sei una cosa pazzesca. E adesso? Lella, adesso il dubbio nasce, cioè... Adesso, che ci metto là per aprire? Ah, questa palla magica, ovviamente, palla magica di luce. Ho temuto veramente per l'incolumità di Lella, perché sembrava essere tra l'altro spaventata, intimorita perlomeno dalle creature orripilanti dell'oscurità. Ecco qua, guarda Lella, ti apro il cammino, andiamo, guidami tu con la tua camminata super sexy, assolutamente. Ah, adesso sì che possiamo passare di qua ragazzi, perché ci spaccherà tutti i rovi con i suoi incredibili piedini di pietra. Ecco fatto, grazie a Lella, sei incredibile Lella. Allora, adesso che dici, dove andiamo? Andiamo di qua? Se tu lo dici, madonna, fa tremare l'intera terra, ragazzi. Tu. E Lella, sì, devi tenere in considerazione però che io... Ah, ok, forse posso salire da qua, aspetta, eh. Abbi un attimo di pazienza, perché ho i piedini molto più piccoli dei tuoi, effettivamente. Ah, ok, allora continuiamo di qua, Lella. Tu vai pure, senza timore, tanto tu ci arrivi tranquillamente. Io proseguo, seguimi Lella, seguimi, senza paura, non aver paura. Sei grande e grossa, ok. Aspettate un attimo, perché si è fermata? Lella! Oh! Amore Lelloso, sono qua! Aspettate, forse mi devo arrampicare. Non so perché si è fermata. Ok, adesso sì, a quanto pare è proprio qua che dobbiamo andare, perché sennò non avrebbe... continuato a camminare. Chi c'è qua? Su Lella, forza Lella. Devo ingaggiare delle ragazze pom pom per fare il tifo per Lella. Ok, adesso io dove vado però? Perché tu adesso qua? Ah, forse mi devo arrampicare di qua Lella. Non preoccuparti, adesso arrivo. Sì, ok. Ecco fatto. Oh, continuiamo il nostro magico cammino, senza paura e senza timore. Allora, qua che abbiamo? Una cippa, giocherina, lascia perdere. Salta, oh! Ecco, no, non era lì che dovevo arrivare. D'accordo. Proseguirò da questa parte, dove sta già camminando Lella senza troppa preoccupazione. Eccomi qua. Oh. Qui ci sono le creature del male. Oddio, mi fanno troppa paura, ragazzi. Io continuo a non poterle guardare, vi giuro. Mi spaventano troppo, sono un incubo per gli occhi. Lella, ma sei super... Ma qua è dove ti ho creata? Cioè, qua è dove c'eri all'inizio ed eri piccolina. Oh! Magico, continuerò a dirlo. Oggi è magico, incredibile. Spacca tutto, Lella. E vai avanti, popo fiera. Oh, Toby. Toby! Piacere, ti faccio conoscere Lella, Lella, Toby, Lella. Ma sono amici. Amore, oddio, una delle cose più tenere che abbia mai visto. Eh sì, quella è la tua.
Sì, quella è la torre dove dobbiamo andare. Però aspettatemi, oh! Non mi lasciate indietro come fate di solito, per favore. Toby, ti rivedo adesso dopo 3000 anni. Scopro che già eri amico di Leala. E scusa, dammi un attimo per riprendermi. Oh, seguiamo i nostri due spiriti guida, ragazzi. Oh. Oddio, non mi piace. Ah, guarda dove siamo arrivati, ragazzi. È vero che qua più avanti adesso è pieno di creature del buio, se non erro, eh. Leala non teme nulla, né il fuoco, né la luce, né l'acqua, né l'oscurità. Che bello, pieno di inferi. Toby, che c'è? Amore, è rimasto lì davanti, poveri sopra, anzi. Leala, ma qua è pericoloso, è pericoloso. Ah, qua c'ho la palla di luce. Con la palla di luce attraverso Leala riusciremo a spaccare il mondo dell'oscurità in due. Sì, 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 fate gli aggressivi, fate. Vai Leala, 3, 2, 1. Oh! Magico, magico. Però mi sa che mi devo muovere perché ho paura che le creature dell'oscurità ritorneranno, sinceramente. Per cui diamoci una mossetta. Che paura qua nel buio, che paura, Leala. E se ci dovesse essere qualche altra creatura mostruosa? Là ce ne sono e come, se non sbaglio, vero? Madonna, un'invasione, Leala, aspetta, oh! No, devo trovare... No, è tardi mo per risalire, aspetta, forse no, perché... E qua la palla di luce, Leala, mannaggia, quasi quasi mi fai andare per la via sbagliata. Cioè, la via è giusta, però dico... Non avrei preso la palla di luce che ci serviva per combattere tutte quelle orribili creature dell'oscurità. Sei ancora qui, Leala? Oddio, dov'è? Oh. Leala, ti faranno del male! Vieni qua, Leala! Ah! Ah! Perché non ti sei girata verso di me? T'ho chiamata due volte, t'ho chiamata! Quasi mi divorano i mostri dell'oscurità! Maledizione, Leala, ma siamo davvero amici, sì o no? Lo spero di sì, sinceramente, perché io ti voglio tanto bene. Morite! Bene, contro la potenza di Leala non potete assolutamente niente. Luride, orride creature. Andiamo, Leala, andiamo verso la luce del Signore. Ok, di qua, Leala, di qua, anche se suppongo tu conosca già il cammino. Ah, ok, ragazzi, qua stiamo tornando lì dove avevamo conosciuto l'altra palla gigante che ci aveva mostrato quello che poi avremmo dovuto fare effettivamente con Leala, perché qua serviva uno di questi affari di pietra, insomma, per aprire il cammino, se non sbaglio. Andiamo, amore, andiamo, vai, vai, vai. Io me nascondo nel cespuglio, andiamo. Eccoci. Adesso sì. Sì, Leala, mi serve che tu ti metta lì. Vedi che lì serve la tua ombra. Oddio, no, amore, no. Oddio, raga. Leala, dove vai? Oddio, è stata tristissima sta cosa. Fermi tutti, perché adesso vedrà tutti gli altri compagni caduti. Qua c'era praticamente un cimitero di loro, ragazzi. Oddio, no, Leala, aspetta. Non so se ti conviene andare. Eccoci. Leala, dove vai? Aspetta. Che farà? Romperà il muro? Oh, allora non era di là che dovevamo andare, o sì? Oh, Leala, tu sì che sei ne sei veramente una più del diavolo, eh? Questo è poco ma sicuro. Allora, qua ci servirebbe un blocco o Leala. Fatto sta che Leala adesso si è messa là. Per cui io proporrei di salire prima di qua, ragazzi. Sempre se c'è una strada per salire, aspettate. Non ne so proprio convinta. Allora, qua potremmo, però qua, cioè dove Leala mi ha aperto il ponte. Oh, che è successo? Che è stato? Toby! Dov'è Toby? Oh! Toby, dove sei? Non lo vedo, raga. Come caspita ci arrivo lì? Qua abbiamo una palla luminosa, però non credo che adesso ci serva.
No, Lella, no. Ah, aspettate, raga, c'era la scala da quest'altra parte. Bravissima, Lella, grazie per aver capito. Ah, ok, perché adesso la scala, ragazzi, si era formata, cioè era venuta fuori dal muro. Era aperta un attimo fa, ragazzi, ve lo giuro. No, è che la scala si apre quando Lella ovviamente viene qua sopra, ragazzi. Per cui devo vedere se riesco ad attirarla fino a lì. Vieni di qua, amore. Vieni qua. Mi vedi? Vieni fin qui. Coraggio, forza. Vieni fino a qua. Resta qua un attimo. Ok, spero di fare in tempo, raga. Ok, ok, ok. Dovremmo esserci, perché Lella sta tornando al suo posto di comando. Grandioso! Woohoo! Enigma finalmente risolto. Eccomi, Toby. Sì, arrivo. Ovviamente tu ti dissolvi nel nulla, perché mi odi tantissimo. Ok, qua serve una palla, però. Lì nel mezzo, ragazzi, nel ponte del centro serve una palla. Per cui... non lo so, dobbiamo trovare una soluzione per quest'altro problema. Allora, se io entro qua, cosa abbiamo a disposizione? Ok, qua possiamo arrampicarci, andare verso destra e poi andare ancora più su. Non so, speriamo che la soluzione di quel problema sia qui, ragazzi, eh. Allora, qua posso andare verso destra. Coraggio, red, senza timore, red. Perché dovremmo continuare a... procedere. Ok, qua, di qua, ecco fatto. E qua arrampicarci qua sopra. Ok, tirarci su, poi andare a sinistra, poi andare ancora più a sinistra e poi tirarci su e poi saltare di là. Ok, e poi saltare lì. Ok, meno male, ho temuto il peggio per un secondo, tipo. Poi, ok, andare di qua. Minchia, dove stiamo arrivando, ragazzi? Tipo in cima al mondo. Ok, eccoci qua, siamo arrivati, per fortuna. Cosa abbiamo qui? Ah, eccolo qua, ragazzi. Un blocco, il blocco che probabilmente risolverà parte dei nostri problemi. Qua possiamo passare, perfetto. Ah, mizzica! Ma che cavolo? Ma se siamo saliti, ragazzi, saliti, andati fin su, fin su, fin su, da lì e siamo riusciti qua, com'è possibile? Ok, questo blocco, ragazzi, ci servirà per tenere sempre attivo quel ponte del mezzo, perché ovviamente così potremo portare la palla luminosa fino a lì, ovviamente. Ecco fatto, tac, oh! Ok, di regola abbiamo risolto il nostro problema, ragazzi, perché adesso prenderemo la palla, sì, la palla, saliremo le scale, eccoci qua, e posizioneremo questa palla luminosa qui, esatto, ecco fatto. Ok, dopodiché useremo il blocco per tenere sempre aperte le scale, questo mi pare più che ovvio, ecco fatto. E portiamo il blocco fino a qua, perché se no non potremo essere capaci, insomma, di guardare attraverso lì il marchingegno se Lella si dovesse spostare, insomma, bla bla bla, insomma, ci siamo capiti. Perfetto, Red, siamo venuti a capo anche di questo enigma, Red, sei contento, Red? Io sono contentissima, Red. Eccoci qua. Oh, adesso sì che abbiamo risolto il nostro problema. Wow! Creiamo un'altra Lella? Non ci credo. No, non siamo qui per creare un'altra Lella. Dovremmo andare lì a vedere, ragazzi. Lella, andiamo a vedere che cosa si è creato là sotto. Vieni. Oh, rimani lì, insomma, fai un po' come vuoi. Oh, vediamo un po' cos'è questa palla luminosa magica, ragazzi. Ma qua ci sono altre Lella. Tante Lella. Non le avevo viste. Oddio, urliamo. Lella ufficiale, perlomeno. Non lo so, sarà davanti al gruppo, sarà qua in mezzo. Prego, prego, passi pure. Oddio, pure mi schiacciano, ragazzi, effettivamente, ve lo giuro. Oh, ne arriva un'altra. Ah! Adesso mi schiaccia davvero.
Sono curiosissima, ragazzi. Cioè, perché addirittura creare un esercito di leale? Per fare cosa? Non lo so. Oh, eccoci qua. Siamo qui al centro di comando, chiamiamolo così. Oh, che fate? Ok, una si è messa lì, ovviamente, per fare ombra. Le altre che aspettano, raga? Non lo so, non lo so. Tocca a noi fare ombra. Ok, vai Lella, è lei la Lella ufficiale. Portale tu avanti verso il cammino. Figata, raga. Stanno venendo anche loro, sì che stanno venendo. Oh. Qua c'è una scalinata, però loro si stanno dirigendo lì a sinistra, dove noi ovviamente non possiamo andare. Sono mezza incredula, ragazzi, perché è bellissima sta cosa, eh. Ok raga, vi aspetto di qua, eh. Voi prendete la strada lunga, ma guardate le iscrizioni, raga, sono tutte leale. Oh, io vado di sopra, eh. No, a sto punto non so se le vedrò di nuovo. Io spero di sì. Wow, veramente rimango stupita certe volte con questo gioco. Cioè, ci sono cose che accadono che magari non mi aspetterei. Tipo questa. Cioè, abbiamo creato un esercito di leale. Devo ancora capire perché. Bellissimo. Adesso che fa? Che succederà? Rivedrò la luce del Dio Padre, Signore? Probabilmente sì, sì. Ok, oddio, ma io spero non sia sta... Leala! Eccomi qua! Andiamo insieme verso la luce del Dio Padre Signore. Tu sei un po' malridotta, però ti voglio bene lo stesso, perché sei tenerissima. C'è un po' di muschio sopra la testa, ma ti rende proprio fashion. Oh mio Dio. Ah, ok, stiamo andando a nuoto. Io perlomeno nuoto, loro camminano. Oddio, vi state immergendo sempre di più. Curiosissimo. Ok. Qua c'era Mr. Journey, che non ti vedo da secoli. Ah, ok, ragazzi, ci tocca andare verso Mr. Journey. Oh, Mr. Journey, oh, reggiti, perché io devo scoprire chi sei. Lo devo capire, perché non me lo dici? Mr. Journey, reggiti, no! Quindi a quanto pare Red conosceva Mr. Journey e il suo mantello rosso è parte del suo mantello. Lella, perché siamo in mezzo al mare? Al mare in tempesta! Wow! Dove mi avete portato? Oddio! Quindi potevo saltarti in testa, vedi? L'avevo detto io. Sei proprio un'amica, grazie Lella. Ti vorrò bene per sempre. Non ti dimenticherò mai. Spero staremo insieme per sempre. Eccoci qua, siamo arrivati. Oh! Grazie amore, grazie. Grazie davvero. Ok raga, siamo arrivati, ma qua piove da far schifo effettivamente. Oh, io non so raga, ma mi sembra non abbia salvato la partita. Fatto sta che piove tantissimo, eh. Oh, quello è Toby, quello in mezzo, con tante lele che vanno verso quel cerchio, quei cerchi. Non so raga, io capisco veramente a fatica quello che sta succedendo. Cioè, il fatto che comunque Red conoscesse Mr. Journey, cioè, si stanno scoprendo diverse cose che, boh, sono comunque un mistero effettivamente parlando. Quindi, boh, non lo so, io continuo a proseguire da questa parte anche se la pioggia è fittissima. Ok, oh,
Qua c'è sul trono, ragazzi, c'è Toby e c'è il sovrano che piange. Ok, allora, mi ha appena salvato la partita. Vi ripeto, questo gioco mi sta stupendo ogni volta di più. Veramente bellissimo. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Obdosh a tutti, ragazzi. Ciao. Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao.